Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi andremo a parlare di un fastidiosissimo problema che drena la durata batteria sugli iPhone con il nuovo iOS 14.6. Andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi anche su Instagram, Mirko_Zane, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ragazzi, ed andiamo a parlare proprio di questo iOS 14.6 ha introdotto diverse novità all'interno di iPhone e di iPad, però purtroppo ha generato anche un fastidiosissimo problema, un bug che inficia parecchio sulla nostra durata batteria. Intanto vi dico che la novità principale di questo iOS 14.6 è l'introduzione, ma non ancora l'abilitazione, delle due nuove funzioni riguardanti Apple Music, ovvero il lossless e il Dolby Atmos, che sono due funzioni che incrementano di tantissimo la qualità e gli hertz di un brano musicale e quindi ci permettono di gustare al meglio e quindi di ascoltare un brano musicale proprio come fossimo dei veri audiofili. Ma altre novità sono riguardanti il mondo dell'America, come Apple Card Family e tante altre novità che purtroppo non sono state inserite nel mercato italiano, ma addirittura neanche nel mercato europeo. Ma andiamo a parlare del problema, ragazzi. Ora, dopo l'installazione del nuovo iOS 14.6 sia su iPhone che su iPad, ma questa problematica diciamo che viene riscontrata nel 99% dei casi solo sugli iPhone compatibili chiaramente con iOS 14, in sostanza drenano in modo anomalo la batteria. Quindi cosa succede? Che quando noi utilizziamo quotidianamente il nostro iPhone, se ad esempio prima per una determinata esecuzione ed operazione all'interno del nostro iPhone ci voleva, che ne so, il 10% di durata batteria, magari per una chiamata FaceTime molto prolungata, adesso attualmente si consuma dal 15 al 20% in più. Quindi ad esempio, se la vostra batteria si scarica quando arrivate alla sera, che ne so, alle ore 10, avendo un 15-20% in meno durante l'arco della giornata più o meno, non si scaricherà mai alle 10, ma alle 8, alle 8:30, quindi c'è un drenaggio veramente incredibile. Rimuovere il 15-20% di durata batteria giornaliera equivale a levare praticamente un'ora, un'ora e mezza, quasi due di durata complessiva, che è veramente una cosa scandalosa. Io non riesco a capire perché Apple ogni anno, sempre più o meno in questo periodo, ha dei problemi riguardanti la durata batteria. Molti speculano su questa cosa dicendo che Apple lo fa per indurre ad acquistare nuovi prodotti, ma vi ricordo ragazzi che è una pratica illegale. Qualora fosse compiuta da Apple o da qualsiasi altra azienda, l'ente che tutela i consumatori praticamente bastonerebbe sulle gengive Apple. Ragazzi, non esiste assolutamente, non è una cosa plausibile. Secondo me invece la spiegazione è proprio questa: dato che loro si stanno concentrando già sul nuovo iOS 15, che vi ricordo uscirà, anzi verrà presentato questo lunedì 7 giugno e poi verrà rilasciato al pubblico a settembre con i nuovi iPhone 13, secondo me si stanno spostando un po', nel senso stanno dedicando tutto il loro tempo alla nuova beta di iOS 15 che sta per arrivare, e gli altri aggiornamenti in sostanza li lasciano un po' così e mettono molta meno attenzione. Io spero sempre che non sia così, però ogni anno puntualmente, poco prima che arrivino le versioni in beta, secondo me si scordano degli aggiornamenti precedenti. Però lo scopriremo poi solamente dopo il 7, per vedere se effettivamente su iOS 15 ci saranno delle correzioni importanti. Ma per quanto riguarda la correzione di questo problema, quindi iOS 14.6 ed il drenaggio anomalo della batteria, abbiamo un nuovo aggiornamento che arriverà nel mese di giugno. Questo nuovo aggiornamento sarà ovviamente iOS 14.7, che attualmente è in versione beta 2. Ieri è uscita la beta 2, ma non ci sono apparenti novità, a parte questo tentativo di correzione del drenaggio anomalo che era presente anche sulla beta 1 di iOS 14.7. Nella beta 2 sembra essersi leggermente affievolito. Ci saranno altre beta, quindi non uscirà in queste settimane un'altra versione beta o la versione ufficiale, ma ci sarà comunque entro fine giugno un download gratis per tutti. E non solo ragazzi, con iOS 14.7 non solo verrà corretto questo problema su tutti i vostri iPhone, ma in più verrà aggiunta l'abilitazione
registrazione ufficiale al Dolby Atmos e anche al Lossless, quindi potrete sfruttare queste due nuove funzioni che saranno disponibili su Apple Music solamente tramite abbonamento. Il vostro abbonamento, se lo avete già, non cambierà, 9,99€, verrà solo potenziato tutto il comparto audio. Si inizierà con, se non erro, 50 milioni di brani per poi estendere tutto a tutta l'intera libreria praticamente presente su Apple Music. Quindi ragazzi, non mi resta che invitarvi ad aggiornare prossimamente al nuovo iOS 14.7 che uscirà pubblicamente, ripeto, entro il mese di giugno. E un'altra raccomandazione: non installate le versioni in beta software di iOS 15. Uno, perché se non siete sviluppatori è illegale, vi ricordo, anche perché arriverà la prossima settimana, quindi ve lo dico mettendo le mani avanti. Punto numero due, perché le versioni in beta, ragazzi, sono fatte per gli sviluppatori. Le versioni in beta generano problemi, bug, crash, glitch, problematiche alla batteria, problematiche interne al dispositivo. Infatti, quando voi accettate le avvertenze di Apple, c'è scritto tutto questo, è praticamente a vostro rischio e pericolo. Io vi consiglio di non farlo e una volta uscito iOS 14.7, rimanete con la 14.7 fino a quando non uscirà un nuovo aggiornamento. Ma comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete questo problema del drenaggio anomalo della batteria, perché io onestamente già non ne posso più. Fatemi sapere invece voi cosa ne pensate e cosa succede alla vostra batteria durante l'arco della giornata. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.